Ciao a tutti, oggi siamo ancora in Emilia Romagna e vi portiamo a vedere il castello di Carpineti. Il castello di Carpineti si erge sulla vetta del Monte Antognano, a 805 metri sul livello del mare. Guardate che vista che c'è qua, spettacolare. Qui c'è il sentiero di Matilde e qua il castello. Mamma mia che bello! La sua costruzione viene fatta risalire al X secolo da un antenato di Matilde di Canossa. Infatti ci troviamo a poco più di 20 km da Canossa. E fu proprio grazie alla contessa Matilde di Canossa che Carpineti fu per quasi mezzo secolo il centro del mondo cristiano nel periodo della lotta per le investiture fra papato e impero. Chiesa del castello. Nel 1077, reduce dall'incontro di Canossa, Papa Gregorio VII fu ospite di Matilde e nel 1092 Matilde convocò il convegno dei Carpineti per discutere insieme a vescovi, abati e nobili l'opportunità di riprendere la guerra contro gli imperiali. Nei secoli successivi il castello appartenne a diverse famiglie signorili, fra cui anche gli Estensi. Dopo anni di abbandono, il castello fu ulteriormente danneggiato nel 1944 dai colpi dell'artiglieria tedesca. L'ingresso al castello ha un costo di 3 euro e con solo un euro in più si può anche usufruire di una guida che racconta la storia. La magnifica torre quadrata si sviluppava su 4 piani. Oggi è possibile raggiungere la cima del mastio attraverso una scala interna e dall'alto del belvedere il panorama è imperdibile. Che spettacolo! Che meraviglia! Saliamo sulla torre! Su di qua!
Questa è la vista da in cima alla torre. Esternamente al perimetro del castello è presente la chiesa di Sant'Andrea, consacrata nel 1077, che ancora oggi ospita funzioni religiose. Di impianto romanico, la chiesa conserva all'interno murature originali in grossi blocchi, nonché la mensa dell'altare con scritta la data 1145. La chiesa di Sant'Andrea e il castello di Carpineti, risalenti al prima dell'anno 1000. Un buon caffè ci vuole. Buon caffè. Grazie. Oggi Carpineti è il punto di passaggio del sentiero Matilde e della via matildica del Volto Santo. Prima di lasciare questa terra ricca di antichi borghi e di bellissimi castelli e di cibo buonissimo, non potevamo non fare tappa ad un caseificio per acquistare il parmigiano reggiano. Grazie a una gentilissima signora del caseificio ho potuto fare qualche ripresa e mi ha dato tantissime spiegazioni. In queste vasche alla sera viene messo il latte e alla mattina, prima di farlo colare nei paioli, viene scremato. La panna raccolta viene utilizzata per produrre il burro. Ecco qua le caldaie. Qui, una volta aggiunto il latte della mungitura del mattino, viene fatto colare dentro nelle caldaie per la cottura. All'inizio la temperatura è intorno ai 26 gradi e dopo 10 minuti vengono aggiunti il siero ed il caglio. Una volta pronto viene introdotto in queste forme che lasciano già l'impronta della scritta parmigiano reggiano. Queste sono le forme prodotte oggi. Qui c'è il caglio. Qua c'è l'attrezzatura per tagliare la cagliata. È bellissimo. Parmigiano reggiano acquistato.